Occasioni come queste sono occasioni veramente importanti perché sono occasioni che coinvolgono la cittadinanza e parlano di corruzione. Io credo che sia assolutamente fondamentale parlare di corruzione e raccontare la corruzione come esattamente oggi avviene, perché noi dobbiamo reagire a questo processo di normalizzazione e di banalizzazione della corruzione a cui stiamo assistendo. Stiamo assistendo ad un periodo storico in cui non ci si rende conto più del danno sociale provocato dai corrotti, dai corruttori e dagli affaristi, che invece rubano il futuro ai nostri figli perché uccidono il merito. E io credo che questi siano momenti veramente importanti. Momenti importanti perché noi dobbiamo creare un controllo sociale diffuso, dobbiamo creare una consapevolezza nella collettività e dobbiamo creare questa consapevolezza per far sì che i cittadini, le associazioni di cittadini, i giornalisti d'inchiesta, tutti insieme possiamo cooperare con la magistratura, con le forze di polizia, con l'autorità anticorruzione in questa lotta alla corruzione. Ecco, io credo che questo sia il momento essenziale, questa rivoluzione culturale che faccia sì che il corrotto non venga più visto come una persona simpatica che magari fa quello che farebbero tutti se fossero al loro posto, ma al contrario i corrotti devono essere visti come persone che ci rubano davvero il futuro.